Con Manuel Quinziato, ci fa piacere vederti ancora una volta al Giro, però se non sbaglio è l'ultima, come te lo stai godendo? Sì, me lo sto godendo con la consapevolezza che è l'ultima volta che fai qualcosa. È nelle tue mani, no? Puoi essere triste perché è l'ultima volta, o io sinceramente sono molto felice perché so che sono un privilegiato, sono 16 anni che faccio per lavoro quello che volevo fare da piccolo e qui ancora una volta, e quindi me lo sto veramente godendo giorno per giorno. Hai regalato gran bei messaggi quest'anno a tutti i giovani che vogliono iniziare il ciclismo. Proprio qui a Biella è uscito un articolo in cui si parlava del fatto che i giovani sono meno avvezzi a seguire il Giro d'Italia. Come potresti promuovere il Giro con una semplice frase? Io credo che il ciclismo sia veramente lo sport più bello del mondo per praticarlo, questo l'ho sempre detto, e secondo me il consiglio che do è quello di iniziare a praticarlo, perché è uno sport che ti porta lontano, uno sport che ti porta fuori da una palestra, fuori da una piscina, fuori da un campo da calcio, fuori da un parco di una città, ma ti porta veramente lontano a vedere dei posti che altrimenti non potresti mai raggiungere, diciamo, nella giornata da casa. Quindi è di praticarlo, e questo è uno sport che aggancia, e una volta che lo pratichi poi ti verrà sicuramente voglia di guardarlo anche in televisione. E in più è uno sport, questo dico ai genitori, che insegna moltissimo. È uno sport che insegna qualcosa che i genitori non riescono sempre a insegnare, ossia che il lavoro paga. E tra te e il risultato, quello che c'è in mezzo, la determinazione e l'impegno che ci metti. È uno sport così duro, te lo insegna, e quindi fate andare in bici i vostri ragazzi, rispettate i ciclisti per strada, e i ciclisti rispettate anche gli automobilisti per strada. Grazie. Ciao ragazzi.